Bentornati tutti con Donkey Kong Country Returns. In questa parte facciamo altri livelli delle rovine e tenterò di finire il mondo, dato che ci mancano solo tre livelli. Ci mancano solo tre livelli. Ok, allora, ho iniziato subito con il rudere pungente. E questo è un livello abbastanza facile, bisogna solo capirlo un po', diciamo, come tutti gli altri livelli. Comunque qua iniziamo subito con un minigioco che ci darà il primo pezzo di puzzle. Poi vi volevo dire un'altra cosa, Mr. Bob è tornato perché aveva finito le sue cose ed è tornato qua, quindi posso continuare a fare video con lui. Adesso tenterò di, cioè non è oggi ma sarà la prossima volta che registriamo insieme, quindi tenterò già di iniziare il quarto mondo insieme a lui. Comunque detto questo continuiamo. Guardate, sembra una faccia con l'occhio, ma non è un occhio in realtà. Ok, mi ricordavo che c'era qualcosa. Comunque, guardate che pian piano tipo sopra, le mattonelle, guarda sta mattonella. Cioè, ci sono degli esserini. Questi esserini sono quasi blu, che sono delle merdine in pratica. Però purtroppo in questo livello non ci sono solo queste, ma ci sono anche i padri, non lo so come dire. Purtroppo ci sono anche loro, che sono veramente bastardi. Comunque, non andate avanti perché qua sopra c'è tre monete molto utili. Poi sto robo per ucciderlo bisogna girarlo e poi scuotere, ma che non vi farà partire su, aia. Ok, no, cosura. E pian piano andrà sempre più veloce. Aggrappati, ok, perfetto. Ora però bisogna andare da quella parte. Allora, le candele ovviamente sapete che si soffiano. Vediamo di non perdere più. Ok, perfetto. Pezzo di puzzle. Allora, qua adesso ci sarà il padre, quello lì rosso. Ho bisogno di due salti in testa per ucciderlo. Se no lo tirate giù di sotto muore. Ovviamente muore subito, oddio. Ora andiamo in alto. Perfetto. Altro minigioco. C'è ancora un po' di tosse, non lo so spiegare. Ovviamente io cambio sempre tattica perché, oddio. Dovrebbe essere il terzo se non sbaglio, se non il quarto, terzo, ok. Aspettate, queste cose, questi massi dietro si distruggono scuotendo lì davanti. Oddio. Il bastardo di questi qui saltano un bel po'. Quindi è quello che rompono i padri, dai. Allora, per prendere quello bisogna. Che cacchio ho fatto? Ho fatto un epic fail. No, dall'inizio. Che palle. Non ho fatto il rotolamento. In pratica mi sono lanciato giù a pesce, come un pollo. Vabbè, andiamo dritti al dunque. Aia. Ok, questi non fanno male. Tu muori. Ok,
ammorbiditi. Vabbè. Fa lo stesso. Aia. Non c'era Diddy da ste parti? Boh, mi ricordavo che c'era Diddy. No, l'ho mancato. Vabbè. Ok. È molto difficile prendere quel pezzo, bisogna trovare il tempo giusto per saltare. Ora, se i roghi ci colpiscono, sono fritto. Allora, mi serve un cuore. Intanto andate qui sotto. Quarto pezzo di puzzle. Oscar. Oddio. Vedete che è un rompivalle quello? Allora. Muori. Maledetto. Oh, ho rischiato. Ok, allora. Ma perché? Sei una merda, sei, fai schifo. Di qua, di qua. Ah, sti robi sono fantastici. Appena apro la bocca saltate via. Questi si lanciano. E poi li potete uccidere. è troppo bello. Sono troppo fighi sti robi. No, ho fatto la finta. Vedete, se vi allontanate troppo presto, dopo loro ritornano. Perfetto, ci sono tutti. Muoio lì. Ora, per prendere quella N bisogna fare questo trucchetto di loro. Aspettate. Facciamoli allontanare un po'. Oh cacchio, oh cacchio. N. Perfetto. Perfetto. No, aspettate, com'è perfetto? Ah, ok. No, mi sembrava. Allora, per quel pezzo di puzzle bisogna salire su sto coso e soffiare. Sto coso qua ritornerà a girarsi, comunque. Quindi soffiate anche di qua. Ok. No, aspetta un attimo. C'è che c'è qualcosa. Infatti. Ok. Allora. Immaginavo. Adesso arriveranno i due padri. Oh! Freestyle! Freestyle, ragazzi, mamma mia. Anche perché se perdevo quella vita morivo, quindi. Cioè mi moriva di. Come dire. Non ho mai fatto. Oddio. Allora. In pratica sto pezzo usciranno sti robi dai muri. Mi sembra che dovrebbero arrivare anche i padri. No! Ma perché? Povero Diddy. Ecco Diddy. Ok, l'ho spassato. Ok, mi era morto Diddy. Oddio. Ah, ok, ci manca un pezzo di puzzle. Perfetto. Ta-dan. Ora, per finire il livello dovete soffiare queste foglie. Se potete arriva da lì. Ho sbagliato, ma devo fare in fretta. Dato che siamo a 9 minuti e passa. Cavolo, mi sembrava corto sto livello, ma invece ci abbiamo messo un bel po'. Ci ho messo un bel po'. Ora, arcata sfracello. Ah, è questa arcata sfracello. No, allora mi sono confuso. Nella descrizione del video precedente avevo messo che avevamo fatto arcata sfracello. Invece è questa. Allora, tra l'altro era. Ah, sì, sotterranea acqua fresca, ecco. Me lo devo ricordare di cambiare la descrizione. Allora, come vedete qua ci serve il rinoceronte, ci serve. Non mi ricordo più come si chiama. E noi lo andiamo subito a prendere.
nato. Non esitiamo, andiamo subito a prenderlo. Eccolo qua. E poi torniamo indietro. Allora lì c'è la cappa, andiamo subito a prenderla. Poi tu muori. Qui c'è qualcosa. Non ti trovo bene. E torniamo indietro. Boom. Pezzo di puzzle. Secondo pezzo di puzzle. Distruggiamo tutto, tanto se ne frega. Ah sì, non lo ricordo abbastanza questo livello. Però alcuni pezzi sono difficili. Ah sì. Qua correte rotolato in mezzo. Sì, il cerchio di fuoco si trasformerà anche in banane. Oh porco Dio, ho preso un colpo. Allora mi raccomando, l'ho visto io quel pezzo. E qui. Tada, mini gioco. E dai monete. Da qua. Da qua. Oddio. Vieni da papà. Vieni da papà. Dai, cavolo. Okay. Oh, che figata. Ho preso l'ultima moneta proprio sul pezzo in cui c'era, sul posto in cui veniva il pezzo di puzzle. Ok, tanto non ci serve a niente. Muori. Pezzo di puzzle. Stiamo sfondando tutto con... Oddio. No, 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 sto sbagliando l'uovo. Ora. N. Tra un po' c'è un pezzo in cui bisogna saltare tutti i fuochi, i cerchi di fuoco. Se non ricordo male. Ok, banana. Con tutte queste banane ci possiamo fare una banana split. No, stavo scherzando. È una pessima battuta. Molto pessima, direi. Ok. Quello si è suicidato. Fatti suoi. Oddio. Non prendetelo, perché vi verrà da prenderlo, ma non prendetelo. Completiamo anche sto livello. Yes. Ok. 14. Non riesco a fare più di 15, non so perché. Ok, completato anche sto livello. Siamo a 14 minuti passati. Oh cavolo, ce la facciamo? Ce la devo fare. Andiamo subito a fare corvo bombadino, che è un boss abbastanza facile da fare, però è bastardo da fare, come tutti i boss. Andiamo. Let's go. Ok, guardiamo un po' l'intro. Vediamo un uovo con un uccello sacro dietro. E vediamo il Tiki Go Gong, diciamo. Il Gong, no? Si dice? Non Kong. Gong. L'uovo cade dentro un barattolo. Sì, questo è il Gong. Sì. In possesso del barattolo. E ne esce un uccello. Mezzo drogato con l'uccello. Come tutti gli altri cosi. Quindi, allora, questo boss vi lancerà delle bombe. Voi gliele dovete lanciare via dentro. Ok,
basta. Dovete solo rilanciare le bombe che vi lancia. Mi va. Aia. Ogni tanto mi farà sti attacchi aerei. Bomba. Aia. Attenzione a questa cosa. Vi distruggerà parte della... No, l'ho mancato. L'ho mancato. Oddio, aia, moto di B, corretto. No, sono morto, vabbè. Ok, siamo a 16 minuti, ricominciamo? Come vedete è abbastanza facile, bisogna solo trovare il tempo giusto per lanciare la bomba. No, l'ho mancato. L'ho mancato io. Ok, non passiamo un miracolo. No, mi è morto Gigi. Ma merda. Sei una merda, fai schifo. Come è esatto uccidermi Gigi? Non mi basta morire. La faccio pagare. Non è venuto il cuore. E dai. No. Mancato, va bene. Mori. Aia. Perché che la lanci? Dai, ma perché lo manco? No, ho sbagliato. Che palle. Oh, io li sparo sul cielo, altro che lanciare le bombe, io li sparo direttamente. Allora. Dai, ma perché lo manco? Cerchi di lanciarlo un po' più forte, dopo? Uno. No, in aria esplosa. Che sfida. Vieni qua. Vieni qua. No, è vero che cade. Mi ero scordato che cadeva la bomba mentre... L'oggetto cade mentre sale. Quindi questo. Prego. No, 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 mi ringraziare, tranquillo. Lo faccio per il tuo bene. C'era del cane. Questo missile, sì, ve l'ho già detto, la... Sganciare questo missile che... Distrugge parte della... Che cacchio! Ero con le balle? E me ne hai lanciato 7 di fila. Grazie. È morto Gigi intanto. Ogni tanto muore Gigi. Oh cacchio. Ogni tanto fa anche 2 attacchi aerei di fila. Lancia qua. No, ma dai, ma perché lo manco? Ok. Oddio. La fiamma mi sembra che sia una bomba diversa dagli altri. Ok, morto. Per fortuna perché avevo una sola vita. Adesso esploderà. È un palloncino in pratica. Schifo proprio. Andiamo subito a ammazzare il picchi. Ok. Non so quanti colpi ho fatto, ma ne ho fatti pochi, come il mio solito. 19 colpi, infatti, immaginavo. Cerchiamo di chiuderla entro i 20 minuti. No, non ce la faccio. Vabbè, dai. Volevo chiuderla entro 20 minuti, ma forse. Tanto ormai... abbiamo sforato. Perfetto, prossimo mondo inizieremo le caverne con Spelonca, Rotaia e altri livelli e in compagnia di Mr. Bob. Quindi adesso io vi saluto, ci vediamo alla prossima parte. Ciao ragazzi.